Siamo con Alessandro Chiesa. Allora Ale, bene per i tre punti, la prestazione è ancora stata insufficiente, diciamo. Sì, chiaramente, specialmente il primo tempo non siamo riusciti a portare sul ghiaccio quello che la natura ci chiedeva. C'è stato un po' di adattamento al suo gioco, ormai dopo solo due allenamenti non era facile, però credo che poi secondo il terzo abbiamo giocato sicuramente meglio, abbiamo concesso meno occasioni rispetto al primo tempo. E cos'è che vi ha chiesto Shedden per questa partita? Sicuramente la sua tattica di gioco, tenere il disco, per possesso del disco, non costruire le azioni tutti assieme con timing. Il primo tempo anche abbiamo cambiato anche il sistema di gioco in zona difensiva, adesso giochiamo a zona rispetto a prima, quindi un po' di adattamento a tutto e diciamo che si possono migliorare partita per partita. Fate forse ancora un po' troppo presto per aspettarsi dei netti miglioramenti, diciamo. No, sicuramente abbiamo cambiato diverse cose, quindi ci vuole un attimino per entrare negli automatismi e più passerà il tempo, più sul ghiaccio si vedrà quello che migliorerà. Ecco, si è visto anche un nuovo schema in power play con due uomini dietro la porta, una piccola novità che ha introdotto Shedden. Sì, ha portato le sue idee del power play e credo che oggi si è provato a fare quello che lui voleva. Tu come ti sei trovato di nuovo con lui in panchina dopo la tua esperienza a Zugo? No, come Doug per me è stato un attore importante nella mia carriera, mi ha aiutato molto a crescere, quindi è sicuramente stato un piacere ancora poter giocare per lui. Domani a Ginevra, con quale spirito affronterete la trasferta, ricordando anche le ultime serie di playoff? Domani sappiamo che se va a Ginevra non sarà una partita facile, sarà una battaglia su ogni disco e cominciamo già adesso a prepararci per domani. A livello personale, una nota positiva, la convocazione nazionale, farà bene cambiare un po' aria? Quando c'è la chiamata nazionale fa sempre un onore per uno svizzero, io vado molto volentieri e sicuramente potrò imparare delle cose nuove.